È una storia, che in realtà avviene nell'arco di 24 ore ed è una storia decisamente corale, dove ci sono diversi piani narrativi, ci sono diverse trame sotterranee che si incrociano, si scrociano e si scontrano in qualche modo. Da una parte c'è la storia d'amore di Belluccia, una donna che da 12 anni è in giro per il mondo alla ricerca del suo ex fidanzato. C'è una ricerca forsennata per quest'uomo, anche un po' malata in qualche modo. Dall'altro lato c'è tutto un mondo di personaggi che amano la persona sbagliata, che amano persone che in qualche modo sono innamorate di qualcun altro. Quindi c'è un incidente continuo provocato dal fatto che ognuno desidera stare con una persona che in realtà non si accorge quasi nemmeno dell'esistenza dell'altro. Quindi ci sono una serie di incidenti scaturiti da delle incomprensioni, da degli equivoci, che creano dei momenti di farsa vera e propria, soprattutto quelli che hanno a che fare con i personaggi più buffi. E parliamo per esempio di Meneca, di Colagnolo, di Cicariello e di Rapisto, che sono quattro personaggi veramente che hanno la funzione di buttare giù il teatro dalle risate. E invece ci sono poi quattro giovani che si inseguono e corrono l'uno dietro l'altro, dietro la persona sbagliata, per cui li vediamo sempre in affanno e c'è, dal loro punto di vista, tutto quello che accade è un dramma, ma un dramma molto importante. Soltanto che poi messo in relazione con tutto quello che vediamo dopo, al pubblico non può che suscitare ilarità. È una commedia da fuori di testa, perché ci sono personaggi maschili interpretati da donne, personaggi femminili interpretati da uomini, personaggi femminili che si travestono da uomo e personaggi maschili che si travestono da donna, ognuno per delle ragioni diverse. Ed è un mondo in cui davvero hai la sensazione che possa accadere qualunque cosa. E noi abbiamo spinto un po' il pedale dell'acceleratore perché questa follia già insita nel testo e avallata totalmente dalla musica potesse avere un risalto oggi a 300 anni di distanza dalla prima messa in scena.